Buonasera, ben ritrovati oggi qui per la terza tappa del campionato organizzato da BT Paddock, Misic e Bulldog Racing Team. Siamo a Imola, un tracciato storico importantissimo, in un tracciato lungo 4,9 km e con ben 22 curve. Ed è un tracciato che conosciamo molto per il fatto che sia tecnico e anche difficile da interpretare, con delle staccate complesse e con un ritmo abbastanza veloce. Oggi non sono solo in cabina di commento, c'è anche Riccardo Puccetti. Buonasera a tutti ragazzi, non vedo l'ora di vedere questo terzo round qui sul circuito del Santerno e infatti sono insieme a Giacomo, insomma, non vediamo l'ora. Un saluto a tutta la chat e vi aspettiamo appunto per la gara che appunto sarà tra poco. Qualifica che finisce tra 2 minuti esatti e quindi Sì. insomma ce ne vedremo delle belle. Intanto magari analizziamo un po' quelli che sono i tempi che sono stati fatti segnare. Allora, quadrini un tempo molto buono. Siamo sul 48, che sono tempi che spesso si vedono in campionati di un certo livello, perciò credo che ci sia tanto da vedere oggi. E abbiamo poi secondo Bauman, sempre del Raggioli, terzo Cardinale del Raggioli anche lui, quarto Bilello, quinto Martino, sesto Mazza, settimo Giudici, ottavo Bonacina, nono Berlato e decimo Papetti. Questa è la classifica. Intanto attenzione. Guarda, scusami se ti interrompo, devo dire classifica molto molto corta e questo mi fa solo che piacere. Praticamente abbiamo in un secondo 16 piloti, quindi insomma tante tante buone cose che ci prospettano per questa gara. Tanto salutiamo di nuovo la chat, ci dicono forza Misim e diciamo che per ora Berlato li rappresenta più che bene, non una posizione per loro. Eh sì, Berlato che al momento ancora può migliorare un pochino, sta giusto ricominciando un giro. E nel mentre sono con Bonacina. Perché sono con Bonacina? Perché sta migliorando di ben 3 decimi. Occhio però, c'è stato forse il rischio di poterlo tagliare, ma niente, non c'è nessuna invalidità del giro, può continuare e avrebbe comunque un altro tentativo a disposizione. Un decimo di miglioramento, il che sarebbe molto buono per la situazione qui presente. Ultime due curve, adesso seconda Rivazza. Attenzione al cordolo, esce bene. Perde un po', forse no. No, resta ancora sul decimo, resta sul decimo, attenzione. Strettissimi. E arriva adesso quarto, si mette con 1,49. Quarto in classifica, molto bene. E che dire, una qualifica buona che lo mette nel mezzo della competizione. Ora invece andiamo su Mazza, un altro dei piloti che sta cercando di migliorarsi. Al momento il miglioramento è pochissimo, ma qui vi dico che nei confronti di Martino bastano 10 millesimi, quindi non bisogna cercare di andare con tempi stellari, ma bisogna giusto essere lì per giocarsela. E infatti Sì, adesso. giusto per capirsi, Mazza e Giudici hanno giusto 3 millesimi di secondo di distacco, quindi basta veramente pochissimo per balzare davanti. Assolutamente. Oh, occhio, occhio, questo è interessante. Mazza ha guadagnato ben 2 decimi in entrata, ma in uscita ha perso qualcosa, ma rimane comunque in vantaggio. Questo è interessante perché Mazza adesso momentaneamente potrebbe essere anche primo. E attenzione, ultima curva qui. Oh, che rischio! No, primo posto non lo prende. Però No. attenzione perché c'è ancora in gioco la quinta posizione. Se non anche qualcosa in più. E infatti c'è il quarto posto, che si mette con 1,40-955. Giudici sta arrivando adesso invece. Occhio a come va in variante alta, molto bene. Ancora però non basta per essere davanti nei confronti di Martino. Bisogna vedere le due Rivazza come le affronta. Attenzione perché queste ultime 2 curve abbiamo visto anche ultimamente in questi, Ah insomma, no! Peccato per Giudici. le ultime 2 curve sono proprio, diciamo, letali per quanto riguarda gli errori, perché insomma tendono a essere fatte con molta sicurezza e la troppa sicurezza porta ad andare fuori. Infatti, Eh sì, beh, quindi questa è la classifica finale. qualifica che finisce così con molti molti piloti sotto praticamente mezzo secondo, top 10 in 5 decimi. E tanti sotto l'un secondo, quindi insomma, buono, ottimo davvero il livello di questo campionato, almeno la competitività che comunque fa sempre piacere. Assolutamente, è una competitività che di sicuro non manca.
è interessante vedere. Qualifica, perdonami se ti interrompo, visto che è finita questa qualifica, tengo a salutare un po' la chat che ci sta seguendo in questo momento. Vi ricordiamo, insomma, di poter almeno condividere la live in modo che tutti quanti i partecipanti, o almeno insomma i compagni di squadra, chiunque voglia seguire questa live possa farlo. Assolutamente, sì. Andando invece, Giacomo, stavi dicendo. Stavo dicendo, pista che oggi andremo ad affrontare, che è importante, ma non so quanto possa di certo aiutare i piloti in questo caso. Lo sai perché? Perché è una pista molto divertente da guidare, ne sono certo. Ha dei tratti tecnici importanti, parliamo per esempio delle acque minerali, un punto che mette a piena difficoltà i piloti, perché innanzitutto è una curva che va da che va subito in discesa e poi risale alla fine. Poi abbiamo in seguito, proprio sempre riguardo le acque minerali, che, è una, per, che può ingannare anche perché essendo in contropendenza, non ti garantisce un grip che puoi avere ad esempio in altre curve. E poi anche l'asfalto di per sé ha poca aderenza. Poi un altro punto interessante potrebbe essere anche le due chicane come la Tamburello e la Villeneuve, in particolare la Villeneuve perché si affronta con più velocità. Se tu vai a vedere la Tamburello, sì, freni da 260 fino ai 100 km/h, ma in questo caso si tratta di una staccata forte. Nel caso della Villeneuve invece bisogna essere un po' più delicati col piede e mettersi subito in curva per poi frenare pi quasi in picchiata all'uscita. Poi di per sé è una pista che offre pochi punti di sorpasso, se siamo sinceri. Magari adesso in partenza qualche sorpasso lo vedremo sicuro. Però poi nel proseguire della gara e nel crearsi di qualche battaglia è difficile vedere qualcuno che tenti di sopraffare qualcuno. È impossibile. O se non è impossibile, è complicato. Questo è un po' il punto di vista. Informazioni giuste, guarda, mi sento di dire una cosa, attenzione come al solito in curva 1 del giro 1 chiaramente, perché si tende spesso a essere molto molto aggressivi, specialmente all'esterno e che poi porta ovviamente all'interno di curva 2, insomma tutta la variante del tamburello che comunque è una curva molto molto nota sia insomma nel bene che nel male, diciamo che bisogna stare molto attenti perché non voglio vedere quello che è già successo a Spa, insomma mi auguro che possa non succedere, ecco. Esatto, anche io. Più che altro sto vedendo adesso la chat, un po' troppe Ferrari. Giusto un po', dai, giusto un pochino. Ah, fosse per me, io garantirei la quota almeno 3 o 4 Bentley, perché veramente amo quella macchina. Ma questo è un altro discorso. Sì, no, ma Bentley, vabbè, di per sé è una macchina interessante anche da vedere e forse adesso anche qualche cambio di BDP che stanno facendo potrebbe essere utilizzata, non lo do per escluso. Tanto vabbè, qualche BMW, qualche temerario con la BMW c'è comunque, quindi insomma, sì, monomarca Ferrari direi, ma insomma, ci sono anche qualche eccezioni. Tanto Sì. 15 secondi che mancano per l'inizio di questo giro di formazione, poi gara. Eh sì, più che altro sempre comunque il discorso che abbiamo, vabbè, i Misim con un equipaggio della con la BMW numero 22, BMW che forse qui in passo gara può essere interessante perché ha tutte le caratteristiche per rimanere in gioco, ma soprattutto è un'ottima auto per il passo gara. Basta vedere quello che stanno facendo adesso nel GT World Challenge le BMW e rispetto alle Mercedes magari rispetto alla Mercedes numero 88 che noi conosciamo bene, forse hanno qualcosa in meno, però contro gli altri sono a un livello molto buono. Perché BMW, se ben utilizzata, può garantirti delle grandi prestazioni. Poi abbiamo comunque anche l'equipaggio di BT Paddock di Belisario, poi il numero 299, anche Sala. Cioè, la BMW è comunque una macchina che, nonostante non sia delle migliori, alla fine viene utilizzata perché è quella che ti garantisce più sicurezza in gara. Alla fine è quella che ti garantisce più sicurezza nonostante poi tu debba rinunciare a un buon tempo in qualifica. Comunque, perdonami se ti interrompo, ma devo dire veramente complimenti a tutti gli organizzatori per aver portato ben 49 equipaggi, che comunque, insomma, non sono veramente pochi, anzi, è un numero di tutto rispetto, quindi, insomma, ancora Sì. congratulazioni. E aggiungo che nel periodo in cui siamo, che è praticamente giugno-luglio, quindi quello in cui si comincia anche a vedere le prime ferie,
è un numero che non è scontato, veramente. Questo è dedizione completa anche a quello che si va a fare in questo campionato. Sì, ovviamente anche complimenti a chi ha deciso di partecipare, perché insomma il periodo non è uno dei più floridi, diciamo, per il sim racing, perché si tende un po' ad andare in vacanza, come è giusto che sia. Assolutamente. E un'altra cosa molto importante, dicevamo sempre riguardo il discorso dei piloti degli equipaggi, c'è qualche equipaggio anche Porsche che sta facendo un po' valere, come quello di Bilello, il Team Racing Point Evo, quello di Papetti, che sono comunque lì e non si staccano dai primi. Ma insomma, abbiamo un po' di auto, comunque qualche sorpresa c'è. Quindi sì, magari prevale la Ferrari, ma ci sono quelle piccole eccezioni che quando ci sono e quando vanno forte, magari delle sorprese ce le regalano. Intanto stanno per cominciare, andiamo su quadrini, primo in classifica, che al momento sta scendendo verso Rivazza. Da qui si dovrebbe cominciare a sistemare la griglia in doppia fila. Ecco qui. Si arriva con Sì, anche sì, Mazza. sì, sì. Anche Massi sta posizionando. Bauman invece che fine ha fatto? Ah, Bauman è dietro, non lo so, mi dà 1:46 qua sul sensore. Va No, bene. un classico bug di ACC. Intanto tutti quanti si schierano, anche ovviamente non le Ferrari. Ricordiamo, l'unica Aston Martin della griglia è in 19ª posizione, quindi magari potrebbe stupirci Bertoletti in questo caso. Tanto stiamo per arrivare a quella che è la linea di partenza. Direi di lasciare a te a Giacomo il commento. Ok. Grazie mille, siamo prontissimi. Qui siamo subito sul rettilineo principale. Qua arriviamo al punto nel quale c'era tempo fa la variante bassa, successivamente poi rimossa dopo diversi anni e quindi non viene più utilizzata, anche se comunque qualche segno di cordolo c'è. Intanto si comincia tra pochissimo, siamo quasi arrivati alla linea di partenza e forse comincia proprio adesso. Sì, parte proprio in questo momento. Comincia Quadrini che ha un'ottima partenza, un ottimo spunto nei confronti di Cardinale e Mazza, dove il pilota numero 122 sta andando più che bene. E si mette adesso terzo, occhio qua dietro perché qualcuno un po' azzarda nel prendere la posizione. E Baumann ha la meglio. Baumann si mette terzo in classifica adesso. Attenzione perché Bonacina invece è lì dietro. Vuole forse provare l'attacco? No, si dovrà contenere credo anche per una questione di spazi, e infatti si tiene ancora dietro nei confronti di Mazza e quindi resta lì. Occhio invece dietro perché arriva qualcun altro. C'è proprio Giudici nei confronti di Martino che tenta il sorpasso e riesce a prendersi la settima posizione. Anche qui dietro situazioni un po' caotiche. Forse c'è Martella in difficoltà. Attenzione perché volano anche i primi drive-through davanti, vedo qualche penalità segnata ed è abbastanza importante. Eh sì, tanto qua ci sono un po' di difficoltà anche per gli altri piloti. Da dire che al momento sembrano tutti quanti lì, non c'è nessuno che si sta staccando. Mi è piaciuta la pulizia, però nel primo giro tutti molto corretti, quindi insomma questo da rispettare, Ti devo assolutamente. confermare anche qui dietro stessa situazione, nel senso sono tutti quanti pulì. Oh! Attenzione, lì già qualcuno inizia a toccarsi. Fuori, fuori, fuori. Attenzione dietro che ci sono parecchi piloti che hanno tagliato la chicane. Oh, attenzione, attenzione. C'è qui battaglia tra Bowman e Mazza. E Mazza, infatti, il pilota di Raggioli Racing riesce a tenersi ancora in terza posizione, ma non è terminata perché adesso si sta preparando anche Bonacina a pensare a un sorpasso. Forse è difficile, infatti si deve ancora tenere dietro, deve aspettare i due. Attenzione, attenzione, Oh! tri-wide. Forse tri-wide, attenzione, ma non ha provato chiaramente anche un drive-thru Bonacina, quindi non Oh, rischia. attenzione, attenzione davanti! Cardinale, cardinale fuori, cardinale fuori, No, Cardinale attenzione. nuovo, no, non è Quadrini, è Quadrini. Quadrini fuori. Subito, Che è successo? Vediamo subito. subito, un attimino, ragazzi. Sembrava, sembrava cardinale per la livrea, eh? Sembrava cardinale per la livrea. Quadrini è andato largo. Ah, ha perso il controllo e aveva mandato nel frattempo largo Cardinale. Però è riuscito L'ha comunque a persa, l'ha tenersi. E persa. Purtroppo l'ha persa. intanto, Bonacina, da quello che vedo qui, è molto in difficoltà. Ha perso un po' di posizioni. E adesso sta contro Giudici, che forse si battaglieranno alla Piratella. Dipende da chi dei due stacca meglio. E infatti, No, no. no, per ora no, niente. E occhio però Martino Bonacina dietro. deve Occhio servire anche il suo Martino. drive-thru. Martino Martina, all'esterno. attenzione.
va all'esterno prima di Jacopo Minerali, ma non vuole tentare il sorpasso. Tanto anche Berlato molto rampante in questa fase di gara, ottava posizione per lui, e può sicuramente recuperare ancora qualche posizione, visto il drive-thru di Bonacina e viste anche ovviamente tutte le macchine sono molto molto vicine. Per tanto anche dietro Cannino è all'esterno. Sì. Niente ancora, però è un punto molto difficile questo dove sorpassare, quindi nessuno tenta la mossa insomma, particolare. Intanto anche una Lambo dietro, che è quella di Cioce, si fa vedere all'esterno, all'interno, cerca qualsiasi buco per entrare, non riesce al momento. Forse staccata dentro, ci va e prende un bel sorpasso, però attenzione alla Ferrari di Canino che si mette di mente all'interno, lo riprende di nuovo e infatti si piazza davanti in 14ª posizione. Sì, riesce comunque Canino a difendersi molto bene. Non me l'aspettavo perché, sai, là forse Arrivazza si può trovare. Attenzione, però, attenzione 3 wide adesso. Bertoletti. Una BMW, una Aston Martin e una Lambo. Oh no, no! Bruttissimo, no. Bruttissimo. Attenzione! No! Presi tutti e tre. Tutti e tre coinvolti in un solo colpo. Brutto questo. Mi ricorda molto l'incidente di Russell e Bottas a Imola nel 2020. Ti dico di più, queste cose possono anche capitare perché lo spazio, la larghezza di questo tracciato è medio-bassa. Siamo tra i 10 ai 15 metri, il che può sembrare anche un'ampiezza normale, ma se vediamo altre piste in Europa e altrove, queste sono, sono distanze, ampiezze piuttosto strette. Perciò può capitare questo scenario. Attenzione perché, come stai dicendo tu, ora ovviamente noi parliamo dalla visuale della telecronaca, no? Come possiamo dire, 10-15 metri sì, non sembrano tanti, ma comunque insomma la pista è larga, cioè, c'è tante opportunità per poter sorpassare. Occhio, tanto anche Zanotti qua, dietro. Zanotti si butta tutto verso all'esterno, l'interno. All'esterno e diventa interno adesso alla Piratella, stacca forte però la Aston Martin di De Luca e si porta comunque davanti difendendo la propria posizione. Tanto davanti, vedo un po' di gap molto molto ampi già per essere solo a 5 minuti trascorsi. E infatti comunque Giudice è già 1-2, Martino è già 1-0. Quindi insomma, solo davanti, ovvero le tre posizioni adesso se la stanno battagliando. Bauman potrebbe essere in difficoltà adesso, sta a 2 decimi, addirittura 1. È lì. No, non attacca. Mazza non attacca chiaramente, lascia il piede, insomma capisce che è il momento di scappare, di dare un po' di gap su chi è dietro. Oh, attenzione qui! Giusto il tempo di mettere la visuale. Aia, altri contatti. Contatti sempre in curva 1, che comunque è una curva complessa, tutto il complesso del tamburello. Rivediamo un attimo cosa è successo. Abbiamo una Ferrari che va all'interno un po' troppo ottimisticamente e tocca, però rientra e niente da fare purtroppo. Contatto multiplo, arriva anche un'altra Ferrari dietro, che insomma tocca l'altra, insomma, Ferrari verde di Cassella. È quella di Lunardi al momento, dicevo. Intanto c'è Berlato che comunque rimane attaccato nei confronti di Martino. Sì, vedo Berlato molto bene in questo momento per essere una BMW chiaramente. Intanto numero 444 fuori, rientra adesso Berlato, come dicevo, adesso la Piratella potrebbe avere un'occasione ancora un po' lontano, però insomma, gap che sono tutt'ora fattibili per praticamente tutti quanti i piloti. Sì, assolutamente. Attenzione che la Ferrari davanti prende il cordolo, direi in maniera troppo esagerata, e quindi insomma, adesso Berlato può avere un'occasione qui in staccata. E si avvicina parecchio, attenzione. Forse va all'esterno, ora interno, dentro, no. Dentro la Rivazza. No, niente da fare. No, da questa visuale è un po' complicato capirlo, ma non ci stava provando, anzi, stava giusto aspettando il momento giusto. Bauman, attenzione! Bauman passato adesso per la battaglia del secondo posto. Alla fine mazza la meglio e sorpassa Bauman subito, mettendosi lì di nuovo in battaglia con Cardinale, come a Suzuka. Adesso si rivede uno scenario simile, tocca a loro due, Bauman può tenersi ancora lì, ma deve insistere. E attenzione, infatti, come stavi dicendo tu, deve insistere, ma a mio parere devono sicuramente andare con un trenino un po' più, insomma, spedito. Devono fare un po' di gap, attenzione a Valentino adesso in questo momento. Orazio all'attacco! Oh, attenzione qui anche Papetti che un po' insiste. La vedo male, male, infatti è infatti così. Occhio Valentino Picroci, purtroppo... Tocca Valentino quelli, purtroppo ha perso un po' di posizioni, anzi ormai direi gara parecchio rovinata per lui, ma insomma, mai mollare.
Eh sì, essendo questa una gara da 1 ora e 20 minuti, non credo proprio che sarà finita qui, anzi, è ancora da giocarsela. Comunque un piccolo, insomma, reminder, un piccolo appunto per chi ci sta seguendo per la prima volta, questo è un campionato tecnicamente a swap, quindi ci sono sia equipaggi formati da una persona, ci sono anche equipaggi con più di un pilota. Quindi vedrete sicuramente cambi di nome e cambi di pilota, quindi insomma, state a vedere che ce ne sono delle belle. Assolutamente, sì, questa sarà Torniamo una. davanti, perdonami perché vedo i primi tre veramente tanto in battaglia e infatti veramente sono attaccatissimi, guarda che gap veramente ridotti. E questo ovviamente si porterà sul rettilineo, che è molto importante perché comunque c'è tanta tanta scia. E guardate come adesso Baumann in terza posizione, praticamente da 5 decimi, che è dalla prima posizione, guadagnerà tanto tanto tanto. Ma adesso anche Mazza sta guadagnando un pochino, adesso due E decimi, eh. infatti è proprio l'effetto della scia, guardate quanto i gap si riducono, ma insomma vedete che nessuno Oh, tenta l'attacco al attenzione, momento, Baumann! lungo, lungo, Eh sì, lungo, lungo. perdonatemi qua per l'esclamazione, ma Baumann ha più che altro salvato una situazione che non sembrava essere delle migliori, eh. Qui ha rischiato molto il pilota della Ferrari numero 88, ma alla fine rimane ancora lì a giocarsela con loro, e questo è l'importante per lui. Non può rischiare tantissimo. Anche perché Attenzione, qui. intanto 2 secondi tra Baumann e Bilello, quindi già un gap abbastanza interessante per essere appena passati 10 minuti di gara in questo momento. Attenzione perché Baumann adesso deve recuperare questo piccolo gap, perché sennò il treno, diciamo, sparisce. Mazza leggermente largo. Vedo un po' di, insomma, di incertezza da parte di tutti, ma per il semplice fatto che, insomma, non c'è l'intenzione di rovinare la gara agli altri, quindi, insomma, è una Vuoi fase molto sapere anche il delicata perché? questa, eh. Vuoi È sapere una anche il fase molto perché? molto delicata. Vuoi sapere anche il perché? Il vero motivo forse può essere anche dovuto dal fattore avvertimenti. Perché Imola sì, è una pista molto divertente, ma un solo errore, ma di quelli pesanti. Attenzione, qua intanto Mazza va subito all'attacco verso l'esterno prima di arrivare a Via Rivazza. Attenzione, si mette un po' all'esterno, ma non basta. Non basta, quindi deve tenere dietro. Qui ha perso un po' di tempo il slow team. E anche Baumann però vedi ha dovuto lasciare il piede, quindi insomma, Occhio situazione però perché fotocopia l'uscita è prima. buona. Situazione fotocopia prima. E Forse l'uscita è stata buona, forse anche eccellente potrei aggiungere. È lì se no il attaccato. 992 è fuori, eh? 992, incidente abbastanza importante, vedremo dopo cosa è successo. Intanto Mazza all'interno. Occhio! E forse no, Bauman non attacca, anzi ha voluto aspettare, ma non è valso molto. Ah, ha Attenzione, preso il cordolo, Billello Cardinale ha passa. preso il cordolo, Cardinale ha preso il cordolo, attenzione perché anche Baumann ne Oh. approfitta, Baumann, ma si toccano, attenzione, un po' di sportellate. Ah, mamma mia, che rischio che si stanno prendendo questi due piloti, attenzione Baumann all'esterno, non Forse chiude dovrebbe. purtroppo. Mazza ancora davanti, Cardinale ha preso il cordolo, ne potevano approfittare, insomma, peccato. Eh sì, situazione che sono molto strana. Perché ha Riveniamo, toccato. Vedi, vedi. vedi, Aveva toccato, ma vedi. poi è andata così. Tutto qui non avevo ben capito quello che è successo. È Perché. un bel Ah! sorpasso all'interno, però insomma, traiettoria che poi viene, diciamo, cercata di recuperare dal pilota della Porsche. Intanto vedete davanti cosa è appena successo, un po' di toccate. Eh sì, che vista Tornando a proprio. noi, perdonami se ti interrompo un'altra volta, ma Oh, ti Binello volevo far bandiera notare. gialla. Bandiera gialla, infatti, volevo parlare appunto dell'incidente che Ah, è appena dov'è finito successo. Binello? Dov'è Binello? Me lo sono perso. Bilello è nelle foreste. Quindi è lui che si sia disconnesso. Peccato. Peccato per lui che Sì. stava facendo una grande gara. E a quanto pare, per imprevisti dovuti alla linea, non è riuscito a potersi giocare. Attenzione invece qua perché ancora c'è Berrato e Martino. Però la BMW adesso prova l'attacco tutto verso l'esterno. Addirittura. Forse ha una No, proiezione del troppo, sorpasso. Eh troppo, no. troppo, troppo. Ma non è ancora detto. Rimaniamo su di loro perché BMW sembra lenta, ma ha un motore molto buono per quello che effettivamente è questa macchina. Invece no, Però non. attenzione perché l'astronave Ferrari qui in ripresa, diciamo che brucia tutti, tutto e tutti. E tornando un po' dietro, magari vedo un po' di battaglie. Dorazio, Ecco qua ne Dorazio subito su approfitta, ne approfitta Tracchegiani. subito, Ma subito. non darlo per scontato perché guarda quanto è vicino il pilota al numero 299. È lì Però attaccato. l'uscita non è stata un granché, vediamo un po' cosa succede. Sicuramente avranno opportunità. Assolutamente. Avrà un'opportunità importantissima qui. Anche Attenzione. perché comunque Tracchegiani qualche danno ce l'ha. È lì Tracchegiani attaccato. esterno, 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 va dentro e non Lascia basta, non perdere. basta. Lascia Non perdere e in questo basta, non momento fa basta. bene.
Tornando davanti, vedo un po' di battaglia, esattamente. Canino molto molto vicino a Martella, diciamo, la prima delle Porsche, diciamo, che è un po' in difficoltà in questo momento, forse a causa anche un po' del consumo gomme. Canino invece mi è sembrato abbastanza, diciamo, sul pezzo in questo momento. Lo passo gara molto buono in questo momento, quindi insomma stiamo a vedere. Temperature che si stanno abbassando, eravamo a 25 gradi di pista all'inizio, ora siamo sui 23. Quindi insomma, questa variabile può influire ulteriormente. Numero 444 alla tamburello fuori, rientra adesso in pista. Spererei non ci siano altre conseguenze. Si tratta di Mita. Comunque Bilello è rientrato adesso, ha avuto probabilmente dopo la disconnessione, ha cercato in qualche modo di rigiocarsi la gara. Non è l'unico a essere stato disconnesso, anche Recchia, De Paoli e Bertoletti molto molto lontani, quindi insomma immaginerei un distacco, insomma, dato anche De Paoli sta facendo adesso. Infatti, e Bertoletti sta arrivando tra poco. Va bene. Noi comunque torniamo invece un po' davanti. Attenzione, perché San Filippo è in battaglia con Sala. Eccoli qui, attenzione. Loro due adesso sono a giocarsi una posizione non di rilievo, ma è importante anche per quello che riguarda una propria soddisfazione anche personale. Intanto abbiamo Senza Amici che è lì nei confronti di Sala. Rivazza 1. Attenzione, lascia andare. Mi sa che ha lasciato andare. Non vorrei spararla grossa, ma mi sembra così. Intanto occhio perché Sutti è dietro. Eh sì, Sutti si è già avvicinato, perché comunque con questa manovra non solo aveva perso il tempo nei confronti di Senza Amici, ma era anche andato largo, quindi ci ha rimesso molto. Adesso Sutti invece può provare l'attacco subito nei confronti di Sala prima di arrivare alla variante del tamburello. Attenzione, va all'interno, L'interno è sempre una posizione buona, infatti stacca bene. Quasi toccatina! Leggero contatto, ma ci siamo, Inghignolo invece è lì. Occhio perché Inghignolo vuole attaccare adesso la Villeneuve. È lì, ci può provare. Oh, bandiera gialla! Tra Chieggiani e Cioce! Attenzione, qua è pericoloso anche dover rientrare, Oh, mamma mia, che rischio! Quindi da capire un attimo la dinamica. Strano come dinamica. Non forse, però siamo un po' in ritardo con il replay, quindi direi di non darlo. Forse riusciamo, però. No, con il replay riusciamo. Eccolo qua. Da capire quello che è successo. Lunghissimo. Brutto questo molto brutto. Vari contatti, vari danni per tanti piloti, quindi insomma, da vedere, da capire. Traccheggiani deve sicuramente doveva spostarsi prima, questo è chiaro. No, ma è stato proprio inaspettato, perché Cioce era in un'altra battaglia e si è ritrovato all'improvviso tra Chieggiani che stava... Era a mezzo secondo, quindi insomma puoi capire che è stata un errore di tra Chieggiani e non una staccata cercata. Un errore, insomma, è stato lungo. Sì. Tanto Inghingolo in battaglia qui con Graziani e Leuzzi, che cercano di spodestare la sua posizione. Vediamo un po' cosa succede. Occhio qui, vuole andare subito dentro. Valentino all'interno. No, Paoli lo prende. Non lo so. Troppa foga in staccata, secondo me, per alcuni piloti. Sì, ma era inaspettato comunque avesse frenato così. Tanto Papetti ai box. Tanto vediamo qualche primo pilota che prova la sosta, probabilmente per danni. Tanto De Valeris in 22esima posizione, che è all'attacco di Tugnoli, una delle poche Mercedes presenti qui stasera, e la prima delle due. Quindi insomma stiamo a vedere questo duello, sperando che nessuno vada lungo come prima, perché insomma quello è un brutto punto dove poter rientrare. Attenzione, va all'esterno De Valeris, traiettorie leggermente diverse, ma le macchine ovviamente consentono questo. Esce molto meglio il pilota numero 667. Insomma, stiamo a vedere cosa succede, ecco. All'interno forse si può buttare. Ancora niente. Però traiettoria molto migliore, almeno in uscita, per quanto riguarda il pilota della Ferrari. Intanto bandiera gialla della numero 65 Ditta. Ditta infatti perde un sacco di posizioni. Vediamo cosa è successo. Occhio invece qua, perché Berrato alla fine è passato Martino. Si ritrova adesso a 3 decimi. Sì, però non è l'unico molto vicino, perché anche davanti Cardinale Mazza solo a 2 decimi. Quindi no, quello che sto dicendo è che Berlato ha passato Martino, quindi al momento si tiene davanti. Qui, occhio, infatti Martino, attenzione, staccatona, ma non funziona qui, è uscito. Oh, dietro chi è? Questo Quadrini. Quadrini lungo, ma mantiene la propria posizione. Intanto scusami se ti chiedo di andare davanti, perché Mazza, Bauman e Cardinale sono ancora lì dopo 20 minuti.
E si sta avvicinando i giudici. Infatti giudici, io l'avevo detto, cercate di dare un po' di gap, perché giudici ha recuperato, insomma, è lì. Tanto Mari ha provato l'attacco, ma non riesce, quindi rimane dietro. Allora direi di tornare e magari davanti, sì, perché sì. Qui ci si gioca il podio. Anche giudici praticamente fa da spettatore in questo momento. Mazza si avvicina tantissimo in staccata, ma purtroppo deve desistere. Vediamo un po' anche Bauman, perché Bauman è sempre lì, per ora non ha provato nessun tipo di attacco. Insomma, è stato un po' il terzo incomodo. Adesso sarà poi quello che è il terzo spettatore di 4, perché anche giudici cercherà di fare la stessa cosa che ha fatto Bauman, ovvero evitare danni inutili. Siamo solo a 20 minuti di gara. Più che terzo incomodo. Ammazza, però. Attenzione a Mazza, forse all'interno stacca forte, non è ancora il momento. Ultima curva e poi rettilineo, perdonami, vai pure. Più che terzo incomodo, Bauman sta in una modalità quasi conservativa. Aspetta il momento giusto per poi entrare in azione. Il che può anche funzionare, ma poi non bisogna fare errori. Attenzione a Mazza, perché va all'esterno adesso. Esterno. E sarà veramente complesso superare, visto anche Cardinale, il peso di questo pilota. Oh, molto bene. Attenzione. Attenzione, perché arriva anche Bauman. Infatti ecco qua, avevo detto un errore e si sarebbe messo in gioco, ma non è riuscito neanche questa volta. Bauman non sta riuscendo a sfruttare bene queste situazioni, ma è forse anche perché si trova in quel momento in una situazione sbagliata. Ma secondo me non è da considerare come terzo incomodo. Anzi, guarda, ti posso dire terzo incomodo non è detto in senso dispregiativo, nel senso che per ora non ha tentato l'attacco, ed è giusto così, perché tentare rischi inutili a questa fase della gara, a mio parere, non è intelligente. Quindi insomma, per ora sta facendo un'ottima strategia, però stare dietro, cercare di non consumare tanto le gomme, insomma, cercare magari un sorpasso quando gli altri sbagliano. Infatti quello potrebbe essere una buona occasione, peccato che insomma non è andata in porto. Intanto numero 97 alla tamburello fuori, ma rientra adesso. Sono senza Amici e Colombo, attenzione, perché erano entrambe. Attenzione anche Dorazio. Anche Dorazio addirittura va lento. Occhio, perché sta andando piano. Attenzione, però no. Rientro. Forse ha fatto passare un pilota. Deduco che abbia fatto passare qualcuno. Vabbè. Credo una collisione multipla, però perdonami se ti chiedo. Occhio qui, davanti. Mazza e Cardinale, attenzione. Arrivazza uno. Ora la seconda. No, errorone, e qua va subito Bauman a prendere la posizione. Non ci pensa due volte. Ecco qua che adesso Bauman comincia ad avere quello a cui serviva, il momento giusto per entrare all'attacco senza doversi impegnare. Attenzione, perché c'è anche giudici che ha provato a prendere la scia, ma visto che non era il caso. E adesso Mazza la cerette questo commento. Ancora non ce la fa. Mazza si tiene dietro al momento per la tamburello, ma la gara è ancora lunga, hanno ben 59 minuti e 15 secondi, può ancora provarci. 3 decimi adesso. Rimane ancora lì. Occhio, perché qua ha fatto un errore abbastanza incredibile Cardinale, eh. Rimane ancora lì. Non sto cercando in qualche modo di prendere la posizione. Stanno solo gestendo adesso. Non c'è molto da dire. Però occhio, forse errorino di Cardinale. Infatti sì, c'è un errore. Ma attenzione, perché Mazza ne vuole approfittare subito. Ha visto il problema e vuole andare subito all'attacco, ma no. Invece no. Capisce che comunque attaccare la variante alta non è la migliore delle idee e rimane dietro. Bauman, che adesso ancora è lì, sta tenendo il suo ritmo per bene. Quello che mi sorprende in realtà, o perlomeno non dove... Oh, Cassella, attenzione, Cassella fuori a variante alta. E si sta riavvicinando Canino, infatti eccolo lì, che sta piano piano riprendendo un po' di posizione. Intanto attenzione qui Bauman può provare il sorpasso. Eccolo, arriva adesso forse quello di cui stiamo parlando. Compagni di team che insomma ne approfitta. Forse in lascia andare. Però è quello che è successo. Alla fine ha avuto un senso. Bauman ha ben pensato forse che tentare. Oh, qua intanto troppi rischi.
Aspettare il momento giusto sarebbe stata la soluzione migliore. Non bisogna cercarsi il sorpasso qui a Imola. Anche Ma non è perché. finita, non è finita. Scusami se ti interrompo, ma non è finita perché Mazza è solo a 3 decimi da cardinale e anche da Bauman alla fine dei conti. Quindi attenzione, perché sì, lasciarlo passare forse è stata una mossa buona, però comunque Mazza, insomma, diciamo che al momento ha il giro veloce. Quindi in questo momento sta veramente dando prova delle sue abilità. Insomma, non è un cliente semplice. Attenzione! No! Lo sapevo. L'ho vista proprio male questa staccata. Peccato. Peccato, peccato. E qui subito un chiaro on board riguardo quello che è successo. Cardinale stava col suo passo. Una frenata forse un po' troppo anticipata, non se l'ha aspettato Mazza, insomma, patatrack. Purtroppo, e occhio perché Cardinale deve rimontare, ma adesso Giudici non è più terzo incomodo. Giudici ha l'opportunità di andare anche in seconda posizione. Eh sì, guarda qui intanto, proprio lì Giudici, era alla fine da uno che stava distantissimo da tutti, adesso si trova lì a potersela giocare. E Berlato può sembrare anche lui uno che non può essere presente al tavolo del podio, ma invece può esserci l'occasione, può esserci magari quella piccola possibilità di vederlo, eh. Ora intanto Giudici che, ma aggiungiamo anche che senza il danno ovviamente avrà una maggiore velocità di punta, e infatti così è al momento, anche un po' per la scia, però sembra che il guadagno sia interessante. E forse Mazza adesso si troverà molto più in difficoltà rispetto a quanto poteva essere prima con Bauman e Cardinale. Direi di tornare dietro però, perché Carino invece è vicinissimo a Cassella. Attenzione, insiste un po' per l'interno andando sul cordolo. Va adesso all'attacco. No. Non può, non vuole attaccare la Tamburello. E infatti resta ancora dietro. Devi andare invece da altri piloti. Invece che qui se la stanno giocando. Sono Mita e Ghignolo. Ma Camaroto invece è vicinissimo a Messina. Attenzione, vuole provare l'attacco all'interno. Infatti Camaroto si va adesso. Un po' largo forse. Ma comunque resta lì. Sono tutti quanti attaccati. Non si stanno creando tante battaglie stasera. Mi piace davvero questa cosa. Intanto un'altra un'auto fuori al Tamburello, la numero 992. Andiamo subito a vedere chi è. Ah, De Paoli. De Paoli lascia perdere. Tanto Billello De si Paoli è rientrato. Stasera gara un modo da dimenticare. Mita largo e anche all'uscita di Rivazza 2, perciò ha perso moltissimo tempo, ma anche 3 posizioni. Non una gara buona, devo dire. Però attenzione, perché mai dire mai, mancano ancora 54 minuti, quindi insomma nessuno si può arrendere in questo momento. Ci sono tante posizioni da poter sfruttare. Basta un solo piccolo errore, come nel caso appunto di Cardinale, insomma si perdono tanti secondi, nonostante i gap siano comunque abbastanza importanti in questo momento. Tanto vedo anche davanti un bel trenino nelle prime 20 posizioni tra tanti piloti, quindi so, volevo tornare un po' davanti. Valentino, infatti, eccolo senza qua. Amici. Valentino senza amici, attenzione. Occhio qui, Valentino. Oi, chi è che è dato largo così? Boh, non lo sapremo mai, forse un doppiato. Tanto Valentino adesso prova. Sono lì a un decimo, tutti quanti a un decimo. Valentino in mezzo tra San Filippo e senza amici. Deve tenersi un po' distante. Attenzione, prova subito la staccata. Ma non funziona, lungo, non lungo, funziona. Lungo, larghissimo. Lungo, lungo. Fuori. Larghissimo la Rivazza. Attenzione anche a rientrare. Occhio al rientro, perché poteva essere rischioso. E invece rimane lì. Attenzione, Valentino, però sta un po' recuperando su senza. Attenzione, perché Valentino adesso ne deve approfittare assolutamente di questa scia doppia. Probabilmente non in questa curva 1. Però insomma guarderà questi suoi due rivali da lontano. Che staccata, bella. Anche si avvicina ancora di più. E fa anche una bella traiettoria, quindi insomma ne può approfittare adesso qui in curva 2. Adesso 3. Guarda adesso, ci va subito. Infatti, sì. Non è si aspetta. Ah, bruttissimo questo. Una chiusura quasi non motivata. O se motivata si poteva anche evitare, secondo me. No, incidente evitabilissimo. Insomma. Bisogna capire di chi è la colpa. Valentino era lì al... non lo so, sai. Perché Valentino quando ha staccato poteva anche essere davanti. Perciò non si sa se è incidente di gara oppure penalità per qualcuno.
Sarà. Oh, Canino, Canino, attenzione. Canino nel frattempo larghissimo, non sappiamo perché. Ce lo siamo. Allora ci andiamo subito a vedere il motivo. Sbaglio, errore. Oh no. Prima brutto questo, brutto, proprio uno degli episodi che vuoi che non succedano mai, ma purtroppo possono anche capitare. Intanto Canino infatti viene lasciato sfilare, grande fair play da parte, insomma, grande fair play, questo mi piace molto, devo apprezzare tanto. Tanto Zanotti, 4 decimi, che sono comunque meno, la grafica ci inganna un pochino. Su Martella, Martella che è praticamente l'unica Porsche in praticamente 20-30 posizioni, quindi tanto rispetto per questo pilota che con la casa di Stoccarda, insomma, ha un buon rapporto, direi, insomma, sta portando verso grandi risultati, insomma, top 10 molto vicino. Adesso 2 decimi, 3-2, attenzione perché Zanotti è lì. Forse qua all'interno, no, ancora troppo lontano, però buona traiettoria in esterna. Forse potrebbe provare a tenere semplicemente il gap più, insomma, più piccolo possibile, in modo da poter fare un attacco magari in curva 1. E questo è un po' l'obiettivo di tutti. Intanto, perdonami se ti interrompo. Mazza e Bauman, 2 decimi. Questo è quello che conta adesso in questo momento. Addirittura doppiati, 4. Doppiati. Arrivano uno dopo l'altro. Tanti doppiati, adesso Mazza ne deve approfittare, stare il più vicino possibile a Benjamin Bauman in P1 in questo momento. Insomma, sta facendo una grande gara che, insomma, all'inizio sembrava poter piantarsi in terza posizione. Tanti contatti intanto di sfondo. Sì. Insomma, per ora grande prestazione da parte di questi due, che ora parte un po' di errori, Mazza specialmente, quel contatto con Bauman, insomma, con Cardinale, scusatemi. Insomma, per ora grande gara sportiva, ci sta piacendo questo. Intanto Mario ha passato Quadrini, sto vedendo anche quello. Direi che i due piloti qui presenti al momento se la possono ancora giocare. Chissà per quanto. Certo che se la possono giocare, ma non sono gli unici a potersela giocare, anche Giudici e lo stesso Cardinale che sta recuperando sempre di più. Mazza continua ad avere il fastest lap, ma insomma non per molto, perché Cardinale è un buon passo per il momento. Sì, no, ma è difficile. Tanto anche... i doppiati. Sì, i doppiati adesso stanno diventando un po'. Oh, occhio! Occhio qui, chi è? Ok, non nulla. Mazza, attenzione sul cordolo, molto bene questa progressione. Oh, eccolo, infatti, eccolo che arriva. Adesso di questo piccolo risentimento di Bauman, che per un momento sembrava dare la posizione a Mazza, ma comunque ancora grande lotta tra questi due. Se arriva adesso a questa staccata, forse potrebbe provare all'interno, ma non è ancora il momento. Infatti i doppiati, guarda come influiscono. Bauman deve alzare il piede in questo momento. Ultima curva che diventa poi rettilineo, variante bassa. Attenzione, perché la scia è fondamentale. Sì, scia importantissima. E Mazza ce l'ha tutta adesso. E si però... progredisce verso il tamburello. Attenzione, perché potrebbe andare all'esterno o all'interno addirittura. Lascia un po' il piede, no. Però No, lascia andare al momento. Però la vedo dura che adesso riesca a trovare un punto di sorpasso. Infatti no. E dovremmo aspettare ancora un po', nel mentre di scendere un po'. Attenzione, perché si avvicina ancora di più. Vediamo, perché ci sono altri doppiati. Infatti Bauman, leggera sbavatura qui che prende un attimino la ghiaia. Traiettorie molto diverse tra i due. Però, insomma, torniamo magari dietro. Direi di andare a vedere forse... Non so, ci sono De Luca, ma anzi, Martella adesso è in battaglia non solo con Zanotti, ma anche con De Luca. De Luca ha passato da Zanotti e adesso si trova in 12ª posizione. Grande prova per questa Aston Martin che partiva ben 20ª, quindi insomma, però è una prestazione soddisfacente. Sì, prestazione molto buona da parte dell'Aston Martin e adesso si trova lì ad aver guadagnato un po' di posizioni. Perciò deve giusto rimanere concentrato. Il suo best al momento di De Luca è 42,5 in gara, contro Martella e Zanotti che hanno fatto 42,2 di best. Quindi è un po' un terzo incognito, ma facciamo attenzione. È leggermente largo qui in uscita dalla Piratella, però comunque mantiene la sua 12ª posizione. Sì, assolutamente. Oh, occhio, c'è stato qualcosa forse, o è una mia impressione? No, ancora nulla. Però molto vicino, molto di più rispetto a prima, quindi forse l'attacco adesso può arrivare. Mazza deve sicuramente buttarsi all'interno o all'esterno, deciderà lui.
sul pilota del Raggiali Racing, Benjamin Bowman, che deve difendersi assolutamente da questo attacco, e però infatti lo fa alzando il piede, infatti Mazza alza il piede, insomma, per ora scelta conservativa da parte di questi due piloti. Tanto ancora tantissimi doppiaggi. Guarda che doppiaggi. Passano in due come Mosè, aprono le acque questi due piloti. Assolutamente, no, infatti... Beh, guarda... bellissima scena, poetica proprio. No, ma ti faccio vedere da Bowman quello che ha visto. Tu hai questi due piloti in mezzo, che pensi? Dai, non perdiamo tempo, passo in mezzo. Cioè, non... Questo è, come si dice, no? Balls of steel, nel senso che tu premi l'acceleratore a prescindere da quello che succederà davanti. Esatto, attenzione tanto De Luca. Oh, De Luca in materia di sorina. Infatti ne approfitta, chi ne approfitta? Il terzo incomodo, il quarto incomodo addirittura, che è Canino. Canino ha fatto una mossa clamorosa qui, direi di rivederla. Veramente ha passato in mezzo a tutti... Dal suo onboard magari. De Luca era già lì comunque, ma Canino sì, gli ha passato in mezzo come ha fatto. Guardate che mossa che ha fatto, clamorosa questo triplo sorpasso da parte di Canino. Cioè, grande prova di reattività. Eh sì, quello che sto notando. Mazza ancora due decimi. Sì, lasciamo fare loro due, ma quello ti dicevo, quello che sto notando è che anche se magari i tempi non sono dei migliori al mondo, sembra che questi piloti abbiano molta lucidità adesso. Ed è strano perché sono proprio in scenari particolari che non hai, che non vedi tutti i giorni in qualche lobby. Anzi, sono proprio difficili da affrontare. E vedere questi piloti che prendono e li affrontano e riescono comunque a trovarne una soluzione è incredibile. Non sembra vero. Perciò l'unica cosa che mi viene da pensare è che ce ne vorrà ancora però di lucidità, perché sono passati neanche metà del tempo previsto. Stato attenzione, De Valeris è stato passato un po' da tutti, da quello che sembra. Attenzione però, attenzione, vedo un'auto fuori a Tugnoli forse. Ok, no, torniamo davanti, perdonami perché sono ancora molto vicini i primi due. Sì, due decimi, ma al momento infatti... Oh, attenzione, gli chiude già la porta, gli fa capire che... Il sorpasso alla Piratella non è consentito, ma dipende chi dei due stacca meglio. Infatti Mazza stacca benissimo nei confronti di Bowman, ma rimane ancora fuori. Forse se la può giocare qui all'uscita delle acque minerali. Oh, mamma, attenzione! Mia, spettacolo, no! Occhio come la tiene! No, occhio come la tiene! No! Lascia forse passare. E giudici passare. Si prende il primo posto. Con scioltezza, senza troppi problemi, si mette davanti. Però quello che è successo è stato qualcosa di inaspettato. Peccato, perché questi due ragazzi ci stavano veramente facendo emozionare. Grandi piloti, grandi battaglie. Può capitare di fare un errore di valutazione. Insomma, neanche grandi danni per loro due. E direi che infatti credo che Mazza farà passare. E infatti è così. Mazza ha fatto passare Bowman senza troppi problemi. Diciamo che adesso... Non vorrei che fosse la grafica scorretta, ma vedo giudici in terza posizione. Come mai? No, è primo. Non avevo ancora passato il settore. Ok, ecco qui, infatti, adesso giudici. Sì. Prima posizione, Andrea Giudici, numero 720. Berlato e Pit. Il primo dei piloti ad andare in box. Adesso anche Mari, stessa cosa. Ragazzi, quindi insomma diciamo che la finestra si è aperta da poco, ma si è aperta. Ti posso dire una cosa, forse non funziona. Perché tu sì, ok Berlato, adesso vai a fare il pit, molto interessante e va anche bene. Ma devi realizzare che tra poco arriveranno forse un traffico di ben una quindicina di auto da doppiare. O addirittura da passare, perché queste auto adesso li supereranno. Non credo sia una cosa abbastanza studiata, però vediamo che succede. Secondo me può anche funzionare. Sarò felice di essere ricreduto, perché per ora il pilota della BMW del Misim ha fatto una grande gara, nonostante sia insomma circondato da vetture di Maranello. Insomma, per ora grande prestazione, non solo lui, anche Martella in decima posizione. Permetti di guardarlo tutto un po' fino alla fine, perché sta arrivando adesso un altro gruppo di piloti. Forse però era ventesimo. Fa il cambio pilota, sì, perché c'è Consogne adesso. Ma ok. Ok, ha passato tutte quante le altre auto. L'importante è che adesso la 65 non lo passi, nel suo caso.
Comunque, perdonami se ti interrompo, leggo un po' la chat. Intanto dicono forza Michele Ponzio, forza Bulldog Racing Team, e dicono anche giustamente gara monomarca. Purtroppo sì, ragazzi, noi ci atteniamo a quelli che sono gli iscritti, anche noi vorremmo vedere molta più varietà, come è giusto che sia, come anche quello che rispecchia la realtà, ovvero tante vetture come nel campionato reale. Però ovviamente, insomma, la Ferrari non possiamo negare che sia un'auto competitiva, insomma, molto molto competitiva. So, io spero di vedere anche altre auto, anche la McLaren, per esempio, ultima aggiunta su ACC, so, un'auto molto molto interessante che spero di vedere anche più spesso in questo Gasmiri campionato. Gasmiri e Pit. O almeno in altri. Allora, ti dico al momento una cosa, più che altro sì, McLaren è un'auto che comunque, anche se è buona, non vedo spesso di essere utilizzata, Non lo so perché. Peccato. Intanto in Ghingolo, che potrebbe approfittarne su Messina, che è molto molto distante sugli altri. Quindi, insomma, lotte un po' da retrovia, ma che comunque sono comunque interessanti. Perdonami un secondo, vedo davanti un po' di confusione, specialmente nelle prime 10 posizioni. Allora, ti dico una cosa relativa alle prime 10 posizioni. Mazza ha passato Bauman alla fine. Oh, attenzione qui, che rischio! Zanotti quasi prende in pieno martella. Per essere un patatrack, una carambola incredibile, ma Zanotti, insomma, è riuscito a tenerla. No, ma più che tenerla, è stato fortunato che ha premuto il freno al momento giusto. Altrimenti ci vuole anche dell'abilità, ecco, sennò poteva continuare a accelerare e fare, diciamo, la palla da bowling. Assolutamente, non lo metto in dubbio. Intanto Bauman, 4 decimi da Mazza, e Cardinale adesso è 2-6, quindi, insomma, Cioce non dimentichiamo... Scusami se ti interrompo, sta vedendo altre battaglie. Cioce ha passato al momento Benis e si mette 37esimo. Anche se al momento avrà una gara molto lunga da recuperare. E adesso dovrà andare avanti anche a riprendere Formisano, senza amici e così via. Ecco, tanti altri. Che mi dispiace vedere in fondo era Vanetti in 32esima posizione. Peccato, perché è abituato, insomma, ad essere davanti. Eh sì, ma non è ancora finita. Lascia fare attenzione Tugnoli, adesso è pit. Giusto per precisare questa cosa, ma Tugnoli magari credo che stia scendendo. Torniamo un attimo sulla top 10, perché volevo un attimo capire i distacchi nei primi 4. Perché i insomma, primi 4, lotte eccoli qui. Tutti quanti qui, 5 secondi e 4 per giudice in Mazza. Appena fatto pit, quindi questo sarà molto importante, specialmente nella fase finale. E infatti qua c'è da vedere con Sonny quello che combinerà, perché non me lo mostra però con Sonny. Come mai? Dov'è? Ah, eccolo, C. Marco. Si è messo prima il cognome e poi il nome, va bene. Dicevo, Marco che al momento ha 13 secondi nei confronti di Valentino, quindi non ha nessun altro davanti per molto tempo. Forse i doppiati, ma per fortuna, per sua fortuna, in una finestra di spazio abbastanza interessante. E comunque, guarda, intanto tanti team hit in questo momento, quindi con Sony ne approfitterà e guadagnerà almeno 6 o 7 posizioni. Intanto lotta anche tra Valentino, Paoli, abbiamo anche Leuzzi abbastanza vicino, tale da poterlo superare. Bauman è uscito in 13esima posizione, quindi alla fine non so quanto questo undercut, se così si può chiamare, perché comunque è una gara relativamente breve, potrà funzionare. Non ne sono molto sicuro. Attenzione però, Pegorin stop in 30 secondi. Ah, peccato, perché aveva già fatto anche il pit, quindi probabilmente perché è entrato troppo veloce nella pit lane e questo gli ha costato lo stop and go. Peccato. Sì, probabilmente il suo compagno di squadra ha esagerato col pedale dell'acceleratore, insomma. Questa è una penalità più pesante che non ci sia, insomma. Eh sì, intanto qua adesso Valentino e Paoli, entrambe senza ancora il pit, dove il pilota della Ferrari numero 12 sta cercando il sorpasso. L'ultimo giro è stato 43.6 e Paoli sembra avere, proprio anche dei tempi migliori che ha tirato fuori, non il miglior giro possibile. Attenzione adesso Valentino, forse attacco alla variante alta. Non è il migliore degli scenari, è anche il migliore delle idee, però l'accettiamo comunque. Tanto doppiati davanti anche per Valentino e Paoli, insomma, si apprestano a superare. Notavo che anche Lunardi ha fatto il pit, non è solo, anche la Porsche di Martello e Croci hanno appena pittato e Lunardi a breve. Attenzione qui, attenzione, scusami se ti parlo un attimo sopra, ma ci sono un po' di scenari con i doppiati che non sono belli da vedere. Oh, qui, ok.
Sì, mi sto preoccupando troppo per tutti quanti, non dovrei, ma c'è stato quel piccolo momento in cui Valentino stava cercando in qualche modo di passare Paoli e quasi stavano rischiando di prendersi perché i doppiati davanti non stavano dando comunque un ritmo buono per il momento. E tu hai in Battaglie. traffic in queste ultime 40 minuti di gara, 37, 25 per essere precisi. Direi che ne avremo tante da vedere, specialmente insomma, per quanto riguarda le prime 10 posizioni. Anche Marco con Sonny in questo momento, con un undercut che ha fatto circa 10 minuti fa. Vediamo se riuscirà a superare insomma, Lunardi. Ti dirò di più, Lunardi ha fatto anche il pit, cioè l'ha già fatto il pit. Occhio BMW che si è girata. Attenzione perché insomma è un doppiato. Si qui. Qui butta Lunardi un dentro. po' che insiste. No, non è Lunardi, scusatemi, è un doppiato che sta insistendo. E occhio perché Mari è vicinissimo, infatti. Questo doppiato gli ha, diciamo, creato un po' di difficoltà, ma è un'occasione importantissima qui per Mari, perché può prendersi la posizione? No. Si accontenta e resta lì. Oh, Zanotti, attenzione, qua bandiera gialla. Perché bandiera gialla? Era i pit. Beh, è un classico di ACC, torniamo davanti Oh, su attenzione Mario. Mari e Ditta! Scusate, con Sonia e Mari, attenzione! Contatto alle acque minerali! Da capire un attimo la dinamica dell'incidente perché non è stato molto È chiaro. stato Mari che ha cercato di fare un sorpasso fin troppo ottimista, infatti, insomma, ci ha rimesso interamente il pilota della Ferrari. Tanto altre penalità che volano, Croci con un bel stop and go e 30 secondi, insomma, anche per lui direi gara affossata, era in top 10 fino a pochi secondi fa, quindi insomma, peccato per lui. Però Intanto attenzione, davanti, Gianzanti De Valeri 6 pit, voglio vedere chi davanti sta ancora cercando di mantenere questa, insomma, questa sosta da fare. Ditta, attenzione, Ditta fuori, un attimo per capire quello che è successo, perché non solo ho avuto difficoltà, recentemente. Forse Ah, ecco doppiato. perché, sì. Doppiato. Doppiato. Doppiato che andava troppo lento e questo l'ha messo in difficoltà. Mai mettersi in traiettoria di corsa quando si cerca di farsi sdoppiare, perché insomma bisogna essere prevedibili, questo è il concetto chiave. Vuoi Tanto sapere una davanti, cosa? Ti Juan dico ha una cosa al passato volo. Mazza. Bauman ha passato Mazza. Sì, e ti dico che hanno già fatto il pit. Vuoi sapere però Beh, una cosa direi sorprendente? Ti interrompo un che. Sì. attimo. Una cosa sorprendente potrebbe essere vedere Lunardi che potrebbe giocarsi la top 3. Sembra assurdo, ma già ha passato Marco Consonni subito. Ma ci sarebbe Paoli che deve effettuare i pit, Sutti, Giudici, Quadrini e Cardinale. Uno di quelli che forse potrebbe ancora rimanere lì, che devono ancora effettuare la sosta. Perciò Lunardi, forse per il ritmo che sta avendo, potrebbe regalarci qualche sorpresa. Lunardi, che tra parentesi, non so se è stato cambiato il pilota oppure no. Numero 75, vediamo un attimo la situazione. C'era De Pasquale, ma io vedo ancora Lunardi, perciò non credo che ci sia stato un cambio. Intanto Drive Trooper d'Orazio e ti faccio notare che adesso Sutti e Giudici entrano in pit. Giudici in questo momento sta uscendo ed è lascia il posto a Ecco Chiacchiarini. che arriva adesso Bauman, attenzione, e va subito a prendersi la terza posizione provvisoria e rimane lì. Mazza adesso invece è a 2 decimi, può provare forse il sorpasso nei confronti di Giudici, c'è l'occasione, però lascia subito Esterno. all'esterno. Glielo fa capire Esterno. nell'immediato? No, non ce la fa. Non ce la fa Lo lascia comunque. andare, lo lascia andare e direi che fa una mossa abbastanza intelligente, visto anche magari le gomme fredde che possono essere state appunto cambiate dal team numero 720. Intanto, vabbè, a parte i drive two di cui ho già parlato, Bauman direi che ha fatto una grande mossa a pittare prima, quindi insomma per ora stiamo a vedere cosa succede con Cardinale Quadrini in prima e seconda posizione. Tanto anche Sutti esce in quattordicesima posizione adesso. De Lucca invece è molto molto vicino qua a Murray in undicesimo. Sempre con la Ferrari, infatti potrebbe approfittarne adesso. De Luca ancora con. Eh sì, De Luca contro De Luca, attenzione, scontro tra probabilmente parenti di chissà quale grado, o forse potrebbe Direi di essere. nessun grado, anche perché insomma di De Luca ne esistono tanti. De Luca su De Luca, scusate il gioco di parole, anzi la battuta ormai perché insomma, può capitare. Facciamo così, chiamiamoli De Luca degli iOS Sport e De Luca del Team Racing Point, facciamo prima per comodità. Sì.
Questi due probabilmente, insomma, per ora si danno un po' di spazio e il pilota della Porsche sta diciamo prendendo quello che è lo spazio per tornare davanti. Intanto Leuzzi, vedo un po' di battaglie varie, anche tante penalità e ancora delle persone che devono fare il pit a 32 minuti dalla fine, quindi insomma questo è parecchio Durazzo strano. Intanto ancora chi è? È Valentino, mi sa, Valentino che è 25esimo adesso, ha perso tante posizioni andando largo all'uscita della variante Villeneuve. Dorazio, bandiera gialla, ai, questo al tamburello, se ho capito bene, rientra subito i pit. Ritiro, insomma, anche lo stop and go e 30 ha pesato in questa decisione. Recchia ancora ad uscire dai pit, credo che abbiano fatto tutti il pit stop, insomma, consentito al regolamento. Vediamo un po' la situazione davanti. Davanti, volevo capire. Davanti la situazione è interessante, perché forse Cardinale è l'unico che non ha ancora fatto il pit. Infatti sì, non è ancora entrato. Anche Quadrini e Paoli sono gli unici a non aver fatto il pit. Io mi chiedo quando faranno questa sosta in pit lane, anche perché comunque il gap si sta sottigliando. Vedo Baumann molto molto veloce e anche Mazza in questo momento, quindi attenzione, perché insomma non so quanto tardiranno, vediamo. Ti posso rispondere che queste macchine hanno benzina per un'ora, un'ora e dieci, perciò è ancora lunga, però forse puntano a una strategia nella quale si usa la macchina al massimo e poi si fa gli ultimi giri spingendo come se si fosse in qualifica. Si tratterebbe comunque di 20 minuti, se non anche 15. Sì, hai ragione decisamente. Io infatti sto cercando di capire quando faranno questo pit, perché insomma è molto importante più che altro per la classifica finale, ma non tanto per quello, ma per il podio, perché Chiacchiarini sta solo aspettando di capire dove uscirà. Anche dietro battaglie, Pegorin deve ancora scontare il suo stop in go 30 secondi, San Filippo molto vicino con Formisano e Leuzzi in questo trio, insomma, di due BMW e una Ferrari, BMW che non vediamo spesso, quindi insomma siamo felici di vedere. Tanto anche Tugnoli, buona prestazione con la sua Mercedes in 18esima posizione. Ravanetti noi l'abbiamo praticamente non considerato, ma in 15esima posizione, quindi insomma felici anche per lui che è riuscito a recuperare. E De Luca e De Luca invece si sono allontanati parecchio. Sì. Adesso al momento sono ancora gli attaccati. Sembra comunque che San Filippo non sia al massimo i cordoli, E infatti Formisano è uscito molto bene adesso, è a un decimo. Può provare il sorpasso forse prima di Rivazza. Ancora si tiene dietro. Oh! Inaspettato il sorpasso a Rivazza 1. Molto bello, ma rischioso. Non mi sarei aspettato questo attacco, anche perché ti aveva già chiuso la porta una volta, non provi ad attaccare la seconda. E invece l'ha preso così, di sorpresa sotto attenzione. Qui c'è Senza Amici che passa la Ferrari numero 610 e si prende la 19esima posizione. Verso il qui, passo. Ecco qui, passo. Cardinale ai pit. E Quadrini continua e quella cosa veramente mi stupisce, nonostante, vabbè, a parte le temperature si sono abbassate, quindi forse sulle gomme influirà meno. Stiamo a vedere. Sì, ma attenzione, adesso sta arrivando Lunardi forse non ce la fa. No, Lunardi non ce la fa, ma neanche con Sonny che fa adesso di best 43-0, un passo completamente diverso rispetto a quello che abbiamo visto prima, e ciò comporta comunque che qui tanto ci stanno un po' di sorpassini con De Luca che si trova a passare Giansanti, che al momento si tiene ancora un po' attaccato verso... Allora, bellissimo questi due piloti, e forse Giansanti alla meglio, pilota del BRT che si mette davanti, insomma, tanta roba, questo bel sorpasso in ultima curva. Ma non è ancora finita, alla Rivazza 2, di più. Aston ne ha di più anche il rettilineo. Sì, eccolo qua, infatti l'Aston Martin che prende di nuovo Giansanti per il 12° posto, gli chiude un po' la porta la Ferrari numero 99, ma non viene intimorito De Luca e se ne va 12° in classifica. E poi ha perso anche qualcosa nei confronti di Murray e credo manchi solo Quadrini.
O mi sbaglio? Te lo dico subito, l'hai chiamato. Eccolo qui, quadrini subito ai box. Vediamo dove esce. Attenzione a Bauman. Adesso è entrato al suo posto, nessun altro perché è da solo. Quadrini. E Bauman è qua, prende la prima posizione di questo, di questa terza tappa qui a Imola del GT World Swap Championship. Quadrini arriva adesso. Chiacchiarini sta arrivando, attenzione, Attenzione perché Chiacchiarini infatti ce la fa, si prende la terza posizione. Cardinale non riesce ad arrivare in tempo. Cardinale non riesce a prenderlo nel momento giusto. E Lunardi neanche, quindi questo è un po' quello che ci potremmo aspettare per la fine della gara. Occhio invece qui perché c'è Mazza e Bauman un po' in battaglia per ciò che sta accadendo con i doppiaggi, dove il pilota della Ferrari numero 88 si trova in difficoltà alla Latosa, ma riesce comunque a mantenere la sua posizione e resta davanti. Andiamo adesso in Piratella dove ancora questi due, è lotta che dall'inizio della gara non ha smesso di farci emozionare. E ti aggiungo, peccato per Quadrini che vedevo molto molto bene. Occhio, occhio, perché ti dico una cosa, in realtà Mazza e Bauman avevano avuto anche il contatto, perciò avevano perso tempo e nonostante questo sono ancora davanti. Sì, è questa la cosa che veramente, come stavi dicendo tu, mi stupisce, perché questi due erano in terza e quarta posizione davanti ovviamente sì a Cardinale, ok, però Chiacchiarini aveva superato Chiacchiarini e invece adesso si trova a 10 secondi, quindi non mi spiego davvero questo gap incredibile tra i primi due e tutto il resto. Può essere una perdita di tempo ai pit, può essere. Può essere sicuramente, magari vediamo un po' di lotte dietro? Le sto cercando in realtà. Cioè, forse Bellissario e Cammarodo, dove Bellissario al momento ha fatto 44,2, Cammarodo 45,4 e sono in battaglia per il 26° posto. Occhio perché il pilota della Lamborghini ha fatto un errore abbastanza grande e si sta avvicinando adesso Bellissario. E lì possono giocarsela per la variante alta. Un po' lenti forse, A me sono sembrati un po' lenti in entrata. Sì, intanto drive thru per Croci, un altro drive thru, è il secondo per lui e direi gara. Insomma, direi di andare la prossima settimana direttamente, ormai non c'è più occasione di recuperare. Sì, direi proprio che adesso sia il caso di lasciar perdere e andare a fare direbbe un altro. Certo, telecronista sportivo, doccia e tè caldo. Esatto, non c'è altra scusa, non c'è altra cosa da fare. Bandiera gialla, settore 3 dopo la chicane. Settore 3 Becagli alla variante alta. Qualcosa è successo, non lo sappiamo, ma torniamo davanti perché Bellissario adesso è ancora lì con Cammarotto che sta facendo un po' di errori qui lì, non si sta trovando a suo agio adesso con la macchina. Nonostante Bellissario, da quello che vedevo dalla visuale del cruscotto, sta avendo un po' di difficoltà. Infatti ecco qui Bellissario approfitta di questo errore della Villeneuve e si prende la 26esima posizione. Molto bene. E resta davanti. Invece qui c'è una battaglia per il 22esimo posto tra Valentino, Sanfilippo e Formisano. Un gruppo che è sempre stato presente anche nel corso della gara. E di certo non sta mollando adesso. No, certo, ma mai mollare, specialmente se sei in top 20. Insomma, no, comunque una buona posizione per quanto riguarda l'impegno generale. Intanto ancora questi due. Scusateci se ci concentriamo su questi due protagonisti, ma veramente non smettono di farci veramente emozionare, perché sono in continua lotta dall'inizio della gara e questo veramente mi stupisce per tanti motivi, anche perché, come abbiamo spiegato anche prima, si sono toccati anche in varie occasioni, specialmente alle acque minerali, come ricordiamo, e sono comunque davanti di 10 secondi, quindi insomma questa cosa veramente mi stupisce. Tanto Mazza si avvicina pericolosamente adesso, potrebbe forse provare la staccata disperata, ma adesso ancora no. Insomma, curva che si fa quasi in pieno la Piratella, dipende un po' dagli stili di guida. Adesso si arriva alle acque minerali, una curva molto complessa, come stai dicendo anche tu all'inizio della gara. Bisogna stare molto attenti in frenata. Adesso forse la variante alta perde un po' Mazza, 4 decimi tra lui e Bauman. Tanto ancora bandiera gialla, adesso alle acque minerali, numero 71.
Tanto ancora mazza. E perde un po' di terreno adesso. Bauman sembra averne di più. E Bauman per ora gara impeccabile. Partita in somma che adesso è sfociata in un passo incredibile. Quindi solo complimenti al pilota del Raggiali Racing. Ma non è ancora finita, quindi teniamoci sott'occhio la situazione. No. Uff. Attenzione, Mazza ha fatto un errore di distrazione, però insomma non è finita come stai dicendo giustamente tu. Sì, non è finita, ma è detto anche che deve restare concentrato, perché di sicuro con tutti questi doppiati qualcosa dovrai rinunciare per un attimo. E anche perché il gruppo del 22esimo posto forse, ma proprio forse si trova... Ah no, l'hanno già passato. Attenzione Mazza e Bauman. Attenzione Mazza e Bauman. Qui c'è stato un intraccio di un doppiato. Come dicevo, la gara non è finita, perché questi doppiati, che per carità stanno facendo la loro gara, potrebbero creare qualche ostruzione nel caso non volessero continuare a lasciar passare i piloti. Questa è una cosa che può succedere, purtroppo, perché non sempre si è prevedibile, e soprattutto può capitare in momenti, in posti non adatti. Pensate ad esempio quando si corre a Bathurst. Dovete aspettarvi un intero... Decisamente una pista complessa. Ma tornando a noi, Mazza ancora a 4 decimi. Si è ripreso decisamente dopo quell'errore. Probabilmente un errore di Bauman in curva 1. E direi che è proprio così, perché insomma adesso sono praticamente incollati. Due decimi. Bauman un po' in difficoltà. Bauman è un po' in difficoltà. Ma non lo lascio andare, attenzione, addirittura lo copre. Occhio invece, perché Quadrini ha passato Ghiacchiarini. Vediamo perché, devo subito vederlo. Tempo proprio 15 secondi. Quadrini che ha preso l'occasione per passare. Insomma, ne approfitta praticamente all'interno in acque minerali. Quindi grande, grande sorpasso. E forse anche Ghiacchiarini lascia un po' il piede. Assolutamente, ma ottimo. Quadrini che era partito, se ho capito bene, era partito primo, adesso è terzo. Ha recuperato quasi tutto quanto. Occhio, è un doppiato. Attenzione, sì. Doppiate. Un po' birichini in questo caso. Giansanti comunque ancora lì. C'è battaglia tra Bonacina e Ravanetti. Ravanetti che un po' ha recuperato. E al momento si trova 14esimo. Forse avrà già passato il pilota della Ferrari, non lo so. Però noi ce lo teniamo qui. Forse potrebbe essere l'occasione di una battaglia. E vediamo come andrà avanti. Sì, infatti ancora battaglia adesso tra Bonacina e Ravanetti, che però ha fatto una grande gara. Volevo chiederti, Piolo, visto che ci stiamo avvicinando verso la fine di questa gara, chi ha guadagnato più posizioni? Allora, proprio perché me l'hai chiesto, io aspettavo giusto i 20 minuti rimanenti, magari gli ultimi momenti, giusto per vedere chi è stato così bravo da prendere più posizioni. Ma te lo dico subito, se tu lo vuoi sapere adesso. Mi dice che chi ha preso più posizioni è proprio la Ferrari numero 610 di Andy. Andy che ha preso 22 posizioni. E molto bravo è stato. Ha preso, adesso si ritrova 19esimo. Quindi ottimo per lui. Chi invece ne ha perse di più, andiamo a vedere, è Giunta. Giunta che ne ha perse 25. Quindi da quello che mi dice doveva essere l'equipaggio, se ho capito bene, di... sì, ho preso Giunta, non ho preso gli altri. Vabbè, diciamo che Giunta ha perso 25 posizioni, quindi dovrebbe essere in teoria non in classifica. Attenzione Camaroto, Camaroto in mezzo, attenzione bandiera gialla, che rischio qui, si deve spostare subito. E ce l'ha fatta in tempo, molto bravo. Il trooper Farsura. Oh, che, anche Valentino, insomma, anche Valentino problemi qui. Attenzione al rientro, parecchie posizioni perse per il pilota numero 11. Ah, era la Rivazza, ok. Sì, Rivazza 1. Ah, ecco, è brutta. Sì, sì, proprio perdita di controllo. Intanto Farsura drive thru che serve adesso. Vediamo dove esce fuori. Vedremo. Secondo me può uscire davanti a Bellissario. Davanti a Bellissario. Sì, 5 posizioni. Ok, andando avanti, vedendo qui la situazione, ci stanno un po' di... Cioè, Cardinale su Ghiacchiarini. Cardinale su Ghiacchiarini è interessante, perché se dovesse... No! Mentre stavo dicendo che poteva esserci l'occasione di un sorpasso di 1, 2, 3 completamente, ma forse completamente un po' esagerato, però un 1, 3, 4 tutto Raggioli sarebbe stata una gara incredibile. Ma a quanto pare, purtroppo, per il pilota numero in questo caso il numero 15 è
complicata, anche perché adesso avrà Lunardi e noi sappiamo benissimo che Lunardi non scherza col passo gara. Anche se può essere qualche secondo più lento di te, qualcosa ce l'ha e non puoi fare a meno di spingere al massimo quando sei in battaglia con lui. Perché guarda, davvero per Cardinale, però, perché comunque giro veloce, il passo nell'ultima fase ce l'aveva, insomma, mi dispiace davvero perché comunque insomma era davanti, comunque sì, sì. Insomma, per via di un motivo o per l'altro ha perso davvero tanto tempo. Tanto Bonacina, Bonacina, stavo vedendo anche dei tempi, va decisamente più veloce di Ravanetti. Ravanetti che adesso il suo obiettivo magari è quello di riprendere Giansaggi. Attenzione, errore per entrambe, forse ci guadagna Paglia. No, non ci ha guadagnato molto perché Bonacina poi l'ha preso, l'ha preso da dietro e adesso rimane lì, rimane ancora dietro Bonacina, ma aveva un'occasione importantissima per andare davanti. Forse può sfruttare questa di occasione? Non proprio, forse sì, attenzione, forse ci pensa, attenzione, ci vuole andare, attenzione, si mette adesso lì. Attenzione all'esterno, ancora niente. Giansanti. Infatti Giansanti, attenzione al rientro. Che rischio. Andiamo su Giansanti, che è successo? Ah, bruttissimo! La stava recuperando. Poteva quasi andare molto peggio, Sì, però in stile, la stava recuperando quasi in stile drift, ma quello che è successo dopo è stato il problema, perché è andato a prendere uno di quei salsicciotti gialli e ci ha rimesso. Anche se comunque essendo in terra quasi nordica potremmo dire meglio i panettoni, no? Non so, dipende. Noi eravamo abituati anche su sotto corso competizione a chiamarli panettoni. I salsicciotti, magari quelli di Silverstone. Ma intanto noi torniamo a noi perché, sì, diciamo, si ritorna a quello che è la situazione. Intanto vediamo i commenti. Grande Rudy. Rudy sta andando abbastanza forte. Nonostante anche il ritmo non sia dei migliori, perché ragazzi, se noi andiamo a vedere gli ultimi tempi, Gli ultimi tempi, c'è Bauman che ha 41,4, Bazza 41,5, Quadrini 41,6, Chiacchiarini 43,5 e Lunardi intanto ha passato Cardinale. Sorpresa delle sorprese, Lunardi ha passato Cardinale. Però vi dicevo, Lunardi è su 42,8, cioè praticamente un secondo più lento. Magari forse può essere anche la pista, però non guadagni molto qui. Cioè adesso saresti in difficoltà. Ok, intanto qua c'è ancora un po' di scena. Insomma, quindi Lunardi oggi non si, magari non è al massimo delle sue prestazioni, però comunque sta portando a casa un risultato buono e che può valere per giocarsi anche il campionato. Tanto perdonami se ti interrompo, volevo vedere un po' le battaglie nelle retrovie, perché so che ce ne sono parecchie. Intanto va Bonacina, ha perso un po' di terreno, ma ha già recuperato quello che insomma poteva essere un buon sorpasso, insomma non è stato. Ti do una triste notizia, qua di battaglia al momento c'è, c'è Tosco e Cialini. C'è Tosco e Cialini, ma Cialini adesso sarebbe, sì, è davanti, l'ultimo giro era 43,6. Vediamo, magari aspetto ancora un po' per darti la conferma se può essere una possibile battaglia, anche perché non ce ne sono molte altre. C'è forse Croce e Donchi. Croci, insomma, parecchie penalità stasera. Vediamo se può riscattarsi, giusto, come si dice, il gol della bandiera, no? Cercare di fare le ultime posizioni in più. Fatto ancora Bonacina, attenzione, Bonacina potrebbe essere vicino alla fine del pettinio. Infatti sì, eccolo, un decimo adesso. La scia è tutta sua, sì. Se la deve ben gestire. Esterno, stacca bene. Curva 1, incrocia, no, forse no, però attenzione perché esce meglio. Oh, infatti... Ravanetti! Ravanetti si salva per poco. Si salva per grande poco e la ghiaia fa il suo lavoro. Anzi, intelligente, che invece di pensare rientro subito dalla ghiaia, ha detto no, fammi fare tutta la parte di ghiaia, vado su quella piccola zona di asfalto e poi continuo. Ed effettivamente ha avuto senso questa manovra. Direi che il vantaggio è stato molto bello da vedere, insomma non l'ha mandata a muro e non ha compromesso la sua gara. Anche Pegorin un po' largo qui. Pegorin un po' largo, come ti dicevo giustamente, e questa battaglia forse si può accendere col fatto che vedo anche Cammaroto un po' più distaccato dietro, che potrebbe recuperare questi qua. Oh, rieccomi, scusate. Intanto Croci, non so se si è sentito. Eccolo qua, sì, comunque no, non si è sentito niente. Fortuna, Croci, decimi, numero 67. Occhio, Tosco e Pegorin passa Tosco. E occhio perché questa è una di quelle battaglie.
C'è sempre Bowman in mazzo in battaglia, ma Bowman riesce comunque a gestire bene, eh. Forse sente anche un po' di pressione, secondo me, perché non è semplice. E mi immagino come può essere il suo scenario. Andiamo invece su Croce e Donkey, perché dai tempi che ci dicono qui, Croce è messo molto meglio rispetto al pilota della Ferrari numero 65. Perciò può essere un'occasione buona per tentare il sorpasso. Anche perché poi Donkey, di conseguenza, attenzione, qui un pilota fuori, non so chi sia. È Valentino di nuovo. Valentino di nuovo. Probabilmente già immagino come l'abbia persa, ma è veramente un peccato. Qui adesso Croce fa molto bene la variante alta. Esattamente, esattamente. Croce in questo momento aveva comunque prima un buon pasto, insomma, lo sta dimostrando. Scusami se ti chiedo troppo, possiamo tornare un attimino davanti e vedere lungo, 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 attenzione. Hanno sbagliato entrambe, quindi non c'è stata una perdita da parte di Donkey. Però c'è tensione giunta, davanti invece dico subito, oh, Cammarotto, bandiera gialla. È successo qualcosa. Aia, brutto punto. Per fortuna possono ancora passare i piloti, però comunque brutto punto per uscire. Vediamo che è successo. Guarda qui. Oi. Beh, questo è stato tutto un insieme di cose, ma credo sia più sfortuna perché lui l'aveva anche provato a tenere all'uscita della variante Villeneuve, però è andato sulla ghiaia, l'ha perso il controllo e non si è più trovato. Ti dico, davanti la situazione non è delle migliori, perché abbiamo De Luca 8 secondi e 4 da Mari, Maria 11 secondi e 8 da Piazza, Piazza 2 secondi e 1 nei confronti di Marco. Forse può esserci una sfida tra di loro, ma non adesso. Cardinale e Lunardi sono a 1 secondo e 6 tra i due, Lunardi e Chiacchiarini a 7 e 9, Chiacchiarini e Quadrini a 8 e 8 e Quadrini e Mazza a 17 e 4, cioè Mazza e Bauman a 7 decimi. Quindi abbiamo tutto quanto qui. Attenzione, perché Donkey e Giunta sono ancora a giocarsela qui. Attenzione, perché questi veramente si stanno dando da fare con queste belle battaglie. Insomma, in tre, in questo bel trenino, Ghilardi, Giunta e Donkey, se non erro. No, Ghilardi no, è a 28 secondi e 1, quindi sta facendo un altro tipo di gara. Errore della grafica, perdonami, Croce, Donkey e Giunta che stanno battagliando. Croce un po' più avanti, chiaramente, però comunque per ora Giunta e Donkey. Donkey più che altro adesso. Scusami se ti chiedo una cosa, volevo capire il distacco sui primi 5 qual è, visto che mancano 10 minuti alla fine della gara, insomma, ci avviciniamo alle fasi finali. Attenzione a contatto. Tra i primi 5 Lunardi a 36 secondi, ti dico subito questo. È a 35 secondi da Bauman. È un distacco importante, volevo capire anche magari i primi 4, primi 5, insomma, come erano messi. Primi 4 c'è Chiacchiarini a 27 secondi e 7, ma sono tutti quanti distaccati a parte Bauman e Mazza. Bauman e Mazza, direi di tornare un attimo su loro magari. Torniamoci tra quasi pochissimo, tanto attenzione giunta! Passa subito Donkey e non si crea problemi, anche perché ci dovrebbe essere un pilota doppiato che sta creando. Ah no, forse non è un doppiato, magari potrebbe essere uno di quelli che gli sta davanti. Non Bellissario, non forse San Filippo, no. È con Sonny, pensavo fosse Livrea Bulldog Racing Team, in realtà è Livrea Misim, magari sarò io che non ci vedo, però siamo certi che sta andando molto bene anche con Sonny, che sta tenendo la posizione. Mamma mia, che rischio! Che appena visto, ho già visto tutti quanti nel muro, per fortuna non è così. Ah no, e Piazza, attenzione, non è uno dei doppiati questo, eh. Piazza no. Se la sta giocando. E se andiamo a vedere, Piazza aveva Canino, e Canino che si mette lì è ottimo. È un'ottima gara forse questa qua di oggi di questi piloti che sono il Hermoly Sim Racing. Andiamo sugli stretti, questi qua in battaglia. Attenzione, perché Mazza sta chiudendo un po' il gap. Cardinale invece lo vedo un po' in difficoltà in questa fase della gara, ma comunque è capibile. Che invece no, non è in difficoltà, guadagnando adesso 5 decimi nei confronti di Lunardi. In difficoltà ti dico perché deve assolutamente guadagnare la quinta posizione e come avevi già detto più volte, come abbiamo già detto, Lunardi non è un osso semplice. Ora sì, è a 7 decimi, però quello che ti dico è che non sarà facile. Ups, tasto sbagliato. Per tutto ci guardiamo un attimo la situazione con Piazza. Peccato una cosa, posso dirti peccato che non hanno messo qualche gara
sul bagnato, perché sarebbe stato interessante vedere le strategie con la telecamera libera. Per me come commentatore mi avrebbe fatto abbastanza divertire. Sono tecniche. Però, restando invece concentrati su quello che stiamo vedendo, abbiamo Cardinale e Lunardi, dove il pilota del Raggioli sta comunque trovando un suo spazio per cercare di prendere la quinta posizione. Nei confronti di un Lunardi che adesso non penso stia raggiungendo l'idea di poter recuperare i Chiacchierini, anche perché a 7 secondi 1, a meno che non faccia grandi errori, non ci sarà la possibilità. C'è un'auto. Attenzione, io guarda, ti posso consigliare di andare on board adesso con Cardinale, perché sono le fasi cruciali, 7 minuti e 15 rimanenti in questa gara qui ad Imola. E infatti Cardinale, guardate come mangia i cordoli, e secondo me qui in rivazza ne può assolutamente approfittare. Intanto Drive Trooper De Luca sulla Aston Martin numero 135, peccato perché gara veramente... ci va, l'avevi detto, poteva andare in rivazza. Che sorpasso che sta facendo, infatti lo chiude adesso in rivazza. Ma non è mamma finita, mia, clamoroso. Guardate, eccolo la Lunardi, attenzione, non è terminata. Addirittura Lunardi può avere l'occasione del sorpasso qui. Può difendersi bene. Sono appaiati, nessuno ha sfruttato la scia, infatti forse Cardinale dovrà accodarsi in questo momento. De Luca però fa subito il drive through, sconto subito il drive through. Buona scia, attenzione! No, non era il drive through, era un intero incidente! Che è successo? Perché De Luca era lì, si è preso con Paoli! Peccato. L'unico che al momento riesco a riconoscere meglio, No, era il rientro, no, peccato. Io ringrazio sempre Paoli che utilizza la livrea dell'Iron Lynx, dell'Iron Downs, così riesco a riconoscerlo bene. Tanto vabbè, battaglia anche dietro, rimaniamo però davanti perché c'è Rosario Piazza dell'Ermoli Sim Racing, che in questo momento è in una posizione molto vicina dalla settima. Attenzione al doppiato. Toccatina tra Marco e il pilota lì presente. Però attenzione perché Piazza ne guadagna sicuramente. E attenzione perché anche Cardinale è molto vicino. Di nuovo? Sì, di nuovo. Assolutamente sì, Cardinale deve farcela in questi ultimi 5 minuti. Ha dato prova in rivazza 1 di potercela fare. Ma insomma, manca veramente pochissimo. Piazza, attenzione, molto vicino. Potrebbe provare l'attacco qui in variante alta. Ma attenzione, vediamo, si butta all'interno. Troppo lontano. Però non è detto, attenzione, perché secondo me... No, è andato molto bene invece Marco. Ha fatto un'ottima traiettoria e ha guadagnato tantissimo. Io direi di tornare però davanti con Cardinale Lunardi. E tra pochissimo ci concentreremo su una sola battaglia. Dispiace se gli altri continuano a battagliare adesso, che magari se la stanno giocando per qualche posizione. Come anche sto vedendo qua un po' di distacchi. Ma ragazzi, tra poco c'è la battaglia per il primo posto, che già da adesso si fa un po' sentire. Perché guardate che succede. Siamo già a Piratella e i due stanno a due decimi, scusate il gioco di parole, ma è veramente così. Sono attaccatissimi, adesso un decimo. Dato Cardinale Drive True, attenzione! Cardinale Drive True, gara compromessa per il pilota numero 15 del Raggioli Racing, ma qui ancora Mazza sta cercando l'attacco nei confronti di Bauman. Forse a variante alta non è il miglior posto per superare e infatti è così. E addirittura ci perde un pochino perché... Chi è uscito meglio adesso è Bauman. Esattamente, quindi... è uscito leggermente meglio, però insomma. Occhio a chi dei due tenta la staccata, forse no. Forse non vuole provare la staccata, lo sa. E questo è il momento nel quale tentare il sorpasso in staccata non è la migliore delle cose. Ma dato attenzione anche Piazza, perché sì, Mazza aveva perso un po' di grip con... era andato un po' fuori in ghiaia, quindi non avrebbe comunque sorpassato. Stiamo un po' sfruttando le situazioni. Sì, stanno sfruttando le situazioni, però Piazza mancano 3 minuti e 48, circa 2 giri e mezzo. Deve approfittarne, infatti lo fa adesso, va all'interno. Potrebbe esserci lo spunto per un buon sorpasso in variante alta. Infatti forse c'è, ma no, esiste in questo momento. Forse ne approfitta, facendo una traiettoria più larga. E potrebbe esserci un sorpasso da rivazza. Tanto dice, vedevamo qua la situazione con Cardinale che adesso con questa penalità credo che non può fare molto nei confronti di Lunardi. Sarebbe buona idea forse rientrare adesso? Tanto la gara è andata come è andata. Lunardi comunque ha un passo non migliore del tuo.
L'unica cosa che puoi fare è magari adesso andare a scontare subito la penalità e poi ritrovarti a giocartela con qualcun altro. Direi che è l'unica scelta sensata, anche perché poi verrà aggiunto il tempo, che spesso è molto di più di quello che è realmente. Ora però concentriamoci su loro due. Perdonami, adesso saremo completamente con loro, con Bauman e Mazza, che se la stanno giocando per questo obiettivo chiaro, che è il primo posto. Bauman che si è fatto una gara nella quale ha aspettato sempre, non ha mai esagerato con i limiti. Stacca veramente forte Mazza, Intanto insomma, questo è da notare. Piazza ha passato con Sonny Mark. Devo vedere un attimo un'altra visuale subito al volo. All'esterno? Sì. All'esterno, ragazzi, mamma mia, all'esterno in questa curva. Veramente io non ho parole, cioè, Potremmo ormai è una cosa evitare che non si un vede. urlatore seriale, ma non mi sembra il caso, All'esterno, perché come direbbe qualcuno, insomma, vabbè, però diciamo che torniamo a sono noi. 11 e 1, non vorrei prendermi una denuncia. Eh sì, cardinale drive-thru, non lo sto ancora ascoltando, addirittura passa Lunardi. Non so, forse è stato un errore del... Per me è stato un Questo non lo errore del sconta. Sì, è un pilota. errore, decisamente. Non lo sconta. Non Ancora non lo credo lo sconta. sconterà. Insomma, Eh perché ormai no, il deve tempo sta per farlo. finire. Deve farlo perché non so se... Cioè, c'è il rischio che prendi 30 secondi di penalità. Dato attenzione, cardinale... Si è squalificato. Squalificato. Ai, ai, brutta, Ai, brutta questa. Questo questo è brutta, questa è brutta. era veramente qualcosa che non doveva fare. Non doveva proprio... Attenzione, c'è anche uno stop and go per Tugnoli oltre al drive thru, quindi attenzione. Anche qui c'è il rischio squalifica. Si è disconnesso, ha lasciato perdere. Sì, purtroppo gara, Non... insomma, disastrosa nell'ultima parte, per il resto grande prova per quanto riguarda, insomma, questo pilota del Rajaleh Racing, che Adesso ti insomma dico di più. Adesso ha dato tutto. Mazza Bauman hanno un distacco dal numero 99 che è Gianzanti abbastanza lungo. Si parla addirittura forse di 4-5 secondi. È tutto in mano loro. Ultimo giro di questa gara. Sta tutto nelle loro mani. Non devono effettuare nemmeno una svirgolata. Non devono sbagliare niente adesso. È il momento giusto per mettersi in gioco e cercare di prendere la prima posizione. E ti L'obiettivo è tolgo quello. un attimo per dirti che siamo andati nel giro finale di questo terzo round del GT Warswap Championship ad Imola. Eh sì, ci siamo, ci siamo. 5 decimi, ha perso qualcosa. Oh, Bauman, molto largo in via. Forse sente già un po' di pressione. Molto nervoso, la pressione si fa sentire, una vittoria potrebbe essere veramente il coronamento di Troppa, ogni troppa, troppa, successo. troppa. Attenzione, Mazza adesso si vuole andare all'attacco. Ci va, ci va, ci va. Può provare il sorpasso, ma non è detto. Attenzione perché Bauman tutto interno. E Interno, tiene va, e va. l'interno, mamma che difesa coi denti, che sta facendo Ma veramente tanta tanta roba. che Dopo rischio. Che rischio, ma attenzione perché Mazza invece esce molto bene qua, eh. Bauman non può sbagliare, sta facendo, ha già fatto un altro errore e l'ha rischiato troppo, ma è lunga la gara, è lunga proprio in generale, anche qui un giro equivale a un'intera ora forse. Quindi... Attimi di panico, secondi veramente di tensione per il pilota del Rajaleh, ma non solo, anche per il pilota dello Slow Team, Mazza in seconda posizione, che veramente ha dato di tutto fino a questo momento e non è ancora finita. Oh, E attenzione! Cosa sta succedendo? Non sto cosa è capendo nemmeno successo? io. Non è chiaro. Sembra come se Bauman avesse successo qualcosa tra i due. Non ho ben capito. Come se avesse frenato di colpo. Occhio, 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 attenzione! Guarda che rischi! Guarda che Mamma rischi qui, Mazza. mia, che cosa sta per succedere? Tra Bauman e Mazza, ma attenzione! Perché il pilota numero 88 è Rajaleh Racing. Alla fine va a vincersi questa gara. Ma ci sarà molto da capire perché quello che ho visto all'ultimo non mi è chiaro e lo voglio rivedere adesso. Molto, molto da discutere, però grande vittoria per il pilota numero 88. Intanto replay al volo per capire quelle che sono le ultime fasi. Allora, vediamo qui. Mazza. Vabbè, Mazza e Bauman. Qua non è successo nulla. Variante a... Le acque minerali, Un scusatemi. classico, diciamo, inseguimento. Arriviamo alla variante Terzo alta e quadrini. Bauman era chiaramente più avanti. Vediamo un attimo la frenata. Preso male il cordolo. Ah. Ah, ho capito. E poi ha frenato di colpo. Mazza non ne ha approfittato. È strano, strano. Dinamica strana.
Sì, ma poi aggiungiamo che forse Mazza stava un po' nervoso perché poteva essere un'ottima occasione di sorpasso. E anche, però non si aspettava una frenata brusca del genere dopo quella. Ci ha provato anche qui, mamma mia. Sì, ha detto, questo è l'ultimo tentativo. Ma non lo so, forse parleranno tra i due. Non siamo noi quelli che lo sapranno. Sperando ovviamente che non sia successo nulla di grave, vabbè. Tanto andiamo ad inquadrare quelli che sono tutti gli altri arrivati di questo terzo round. Perché ovviamente non ci sono solo i primi due. Quadrini in terza posizione, grande prestazione da parte del pilota, numero 199, Chiacchierini in quarta, Leonardo in quinta, Piazza in sesta, Consoni in settima, Mari in ottava, De Luca con la Porsche finisce in top 10, Murray decimo, Bonacina undicesimo, Giansanti dodicesimo, che stanno per transitare adesso questo terzetto qua. E poi abbiamo Ravaletti in tredicesima, De Valeris in quattordicesima, Senza Amici quindicesimo, Cappato, Formisano, Leuzzi, Valentino, Farsura, San Filippo, Belisario e Paoli completano i primi 23. E poi abbiamo tutti gli altri piloti che sono appunto riusciti a terminare questa gara. Ovviamente abbiamo visto anche molti ritiri, molte disconnessioni, tra cui appunto Cardinale stesso. Eh sì, veramente un peccato per Cardinale, ma quello mi viene da aggiungere è stata la battaglia finale che è tra Mazza e Bauman, che è stata divertentissima. Cioè, il fatto probabilmente magari chi sta vedendo live di uno dei due li avrà tenuti collegati per un sacco di tempo, ma qui la fine è stato... Boh, ha messo un po' di discussione, ma di sicuro non siamo noi quelli che devono dire ciò che è successo e cosa non è successo. Probabilmente sarà un qualcosa che poi vedranno i vari commissari di gara più i piloti stessi, che magari si confronteranno e capiranno quello che è successo. Però insomma, però in generale tanto fair play oggi, quindi insomma, per ora noi siamo contenti per quanto riguarda tutta la gara in sé, anche per lo standard di gara, quindi insomma niente da dire. Per il resto ci pensa la direzione gara. Io direi, Giacomo, visto che la gara è terminata e siamo molto contenti di come si è sviluppato, di questa battaglia incredibile tra Bauman e Mazza, che ci ha tenuto incollati per tutta la gara. C'era anche ovviamente Cardinale, anche Quadrini per un tratto, anche Chiacchierini, insomma, tanti piloti che hanno cercato di spodestare il podio. Direi che con questo piccolo, insomma, recap di questa gara possiamo salutare la chat innanzitutto. Intanto ci dicono, mamma mia, che battaglia, brividi. Beh, giustamente ragazzi, sono stati incollati tutto il tempo, i brividi giustamente, è giusto che vengano, anzi, quasi ovvio. Sì. Vabbè, tornando a noi, direi che per questa terza tappa del GT World Rap Championship direi che è tutto. Ringraziamo ovviamente BT Paddock, Misim e Bulldog Racing Team per l'organizzazione del campionato, per tutti i piloti. E direi che ci possiamo una cosa, dobbiamo parlare della prossima tappa che sarà a Laguna Seca, un tracciato americano che è conosciuto per la classica gara che c'era tempo fa con che era l'American Le Mans Series, ricordami bene, e anche adesso che si compie all'IMSA. E che dire, quella è la prossima tappa, in America andiamo, in un tracciato che non regala, diciamo, possibilità di salvataggio. È una pista molto difficile anche quella, se non direi che tante battaglie con tanti rischi, quindi insomma un po' come Imola, insomma non tanti punti di sorpasso ma comunque tante occasioni per poterci provare almeno in modo creativo. Direi che con questo è tutto, ci possiamo salutare e ci vedremo prossimo martedì 27 qui sempre su Park Ferme TV alle 21:30 circa per la quarta tappa di questo GT World Swap Championship. Un saluto da Riccardo Puccetti e Giacomo D'Angelo, ciao a tutti, ciao ragazzi.